Ciao ragazze, allora, ebbene sì, ho cambiato look ed ho fatto l'extension ai capelli. Se mi seguite su Facebook, su Instagram, già lo sapete perché in diretta vi stavo aggiornando tipo sulla situation, ero troppo emozionata ed è una cosa che ho in programma tipo da mesi, ma ho dovuto aspettare che i miei capelli ricrescessero abbastanza da camuffare l'extension. Voglio in questo video raccontarvi tutta la mia esperienza, insomma com'è andata, il prima, il dopo e il risultato finale, perché so che insomma può essere utile a chi vuole fare l'extension come me e vi dico che le amo, cioè sono troppo contenta. Devo assolutamente ringraziare di cuore Goran Wheeler, che è il parrucchiere che cura i miei capelli. Ormai da un po' di tempo mi affido solo a lui e è in via Roma a Trieste, se vi interessa, insomma basta che lo cerchiate su internet e trovate sicuramente tutto quanto. Mi ha fatto sentire una diva veramente e lui ci tiene un sacco, quindi insomma è stato attentissimo. Pensate che solo per il colore ha dovuto scegliere 3 tipi di colori diversi da mischiare per ottenere il colore perfetto dei miei capelli, ma il risultato è pazzesco. Sono troppo felice, emozionata. Vi prego, ditemi che vi piacciono, ditemi che vi piacciono i miei capelli, ma anche se non me lo dite a me piacciono comunque un sacco. Però so che può essere un po' un ritorno alle origini, visto che alcuni mi hanno scritto un ritorno alle origini, però insomma spero vi piaccia. Io sono non entusiasta di più, veramente, sono troppo contenta e mi mancavano un sacco i miei capelli lunghi e quindi finalmente my long hair is back. E quindi appunto volevo soltanto ringraziare Goran, ma anche tutto il suo team di parrucchieri che veramente sono stati fantastici. Una delle ragazze ha fatto tutte le foto per me, che vi metterò in questo video per farvi vedere un po' il processo, il procedimento, e quindi fantastico. Se volete anche voi un trattamento del genere, ma lui è un parrucchiere, quindi fa anche, non lo so, mesh, extension, fa anche extension davvero, quindi fa anche colpi di sole, tagli, insomma, quindi potete rivolgervi a lui per qualsiasi cosa, è fantastico. E quindi come funziona il fatto dell'extension? Allora, bisogna aspettare più o meno che i vostri capelli arrivino fino a qua, quindi la lunghezza che avevo io era proprio il minimo, quasi ho dovuto pregare Goran perché mi facesse l'extension, perché io volevo aspettare ancora un po' e sono tipo 2 mesi che aspetto e già da prima ne avevo in mente. Ma quindi sì, appunto, dovete aspettare che più o meno la lunghezza arrivi fino alle spalle, perché altrimenti si vede il gradino tra i vostri capelli e l'extension. Cosa fanno? Praticamente prima dovete andare dal parrucchiere, prima per fare magari il colore, quello che volete fare, e far sì che loro scelgano il colore adatto a voi. A me appunto hanno mischiato 3 colori diversi per creare questo effetto, che poi è dello stesso identico colore dei miei capelli, ma siccome ho i colpi di sole, ho alcuni capelli un po' più scuri, alcuni capelli un po' più chiari, quindi hanno dovuto appunto usare 3 colorazioni diverse. E come funziona il tutto? Naturalmente io non ho le extension clip-in, quelle che si mettono, si tolgono, io le ho fisse e così rimangono. Cosa fanno? Prendono delle ciocche sottilissime dei vostri capelli. Sono stata dal parrucchiere, calcolate 3 ore e mezza, poi naturalmente c'era anche lo shampoo, il taglio, ma il procedimento è veramente lungo, anche se la ragazza che me le ha applicate era bravissima e sapeva benissimo quello che stesse facendo e andava velocissimo. Comunque ci vuole molto tempo perché le ciocche, anche se io non ho tantissimi capelli, quindi immagino se avete tantissimi capelli ci metterete ancora di più, però prendono delle ciocche piccolissime dei vostri capelli e attaccano una ciocca di capello, che questi sono capelli veri, sono capelli, mi hanno spiegato, che arrivano dall'est Europa, dalla Russia o dalla Siberia, e sono anche molto simili ai miei, sono identici perché sono molto sottili, quindi consistenza, insomma sono i miei capelli, su questo sono veramente fortunata. E a questa piccola ciocca di capelli vostri attaccano un'altra ciocca di capelli, appunto di extension. Le extension in estremità sulla radice hanno una specie di cialdina, sono chiuse con un anellino, non con un anellino, con un quadratino di cheratina che viene poi applicata accanto proprio all'attaccatura dei vostri capelli e fissata con una specie di apparecchio. Naturalmente a me l'hanno spiegato in modo super professionale, io adesso vi spiego in parole mie, con un apparecchietto apposito che scalda questa cialdina di cheratina grazie agli ultrasuoni. Questa extension viene attaccata ai vostri capelli. La cheratina è 1000 volte meglio dell'extension, che sulla radice hanno silicone perché è naturale, quindi non, insomma, fa respirare i vostri capelli,
non crea problemi di allergie, robe varie, costano di più ma ne vale la pena, e quindi così funziona il procedimento, si va avanti a ciò che alcune le prendono, alcune no, quindi è per questo che vengono amalgamate così bene i vostri capelli, e così si continua fino a quando praticamente c'è una continuità, e fino a quando insomma il volume è pieno. È un aggeggio che calcola i secondi, mi sembra 4 secondi dovevano tenere l'aggeggetto per fissare l'extension per ciocca, quindi dovevano stare fermi 4 secondi ad aspettare in modo che l'extension si fissasse. Sono stati molto molto attenti a far sì che questi quadratini di cheratina che sono sulla radice non rimanessero con gli spigoli, perché altrimenti sono dure, fanno male, e mi hanno spiegato un po' come, cioè quali sono gli accorgimenti che devo prendere adesso che ho l'extension. Naturalmente devo stare attenta quando li lavo, non devo fare movimenti circolari altrimenti vado ad annodare tutti i capelli, quindi devo fare dei movimenti andando con le dita all'interno dell'attaccatura dell'extension, non annodandolo ma solo entrandoci. Così devo stare attenta a non utilizzare piastre sull'attaccatura, altrimenti si scioglie la cheratina e quindi posso perdere l'extension. Devo stare attenta a come li asciugo, quindi mai contro la direzione del capello, sempre verso giù. È meglio se a testa in giù, mi hanno consigliato di non lavarli troppo, io purtroppo li lavo ogni giorno e ho questa mania, da quando sono tornata in Italia me li sento sporchi, vi giuro, con l'inquinamento che c'è qui in confronto all'Olanda, ma adesso non li laverò più ogni giorno, anche perché ho visto che per asciugarli ci vogliono secoli, ora che sono così lunghi e così voluminosi, perché io già li avevo lunghi ma non così voluminosi, e lo so, non posso fare a meno di guardarli nel monitor, ma sono troppo felice. E quindi questi sono un po' gli accorgimenti che mi hanno dato, mi hanno dato una spazzola speciale per pettinarli, che è una spazzola che ha dei dentini particolari che va ad entrare tra i nodi, non sono nodi ma tra le attaccature dell'extension, e va a pettinarli. E molto, io non pettino i miei capelli solitamente, ma mi hanno spiegato che è molto molto importante pettinarli mattina e sera in modo da evitare che si formino dei nodi, anche perché così le extension durano di più. Mi hanno detto, perché io ho chiesto riguardo la durata, mi hanno detto guarda, dipende dalla crescita dei tuoi capelli, dalla crescita naturale. Io sono sfigatissima, i miei capelli praticamente non crescono niente, quindi immagino di riuscire a tenere questa extension per 6 mesi, ma nel momento in cui cominceranno a crescermi i capelli e quindi l'attaccatura dell'extension scenderà e si vedrà la differenza, credo di tornare subito dal parrucchiere, da Goran, e dirgli ti prego riallacciamele. Quindi si tolgono le extension e si vanno ad applicare delle nuove extension, quindi non possono riutilizzare quelle già usate. Le extension di solito vanno attaccate non proprio sulla radice, perché altrimenti tirano e fanno malissimo, quindi a me l'hanno applicate tipo, non lo so, saranno tipo mezzo centimetro, forse un pochino di meno, forse un pochino di più, sotto all'attaccatura, altrimenti tutti mi hanno detto che fanno tanto tanto male, quindi loro lo sapevano e non le attaccano mai troppo vicine all'attaccatura, quindi infatti non mi danno nessun tipo di fastidio, male, assolutamente niente. L'unica cosa, siccome io ho la pelle così sensibile, dopo che sono stata lì tipo 3 ore a farmele attaccare, un minimo sentivo che la pelle era stata, come dire, toccata, però non mi fanno assolutamente nulla, sono fantastiche, ed è stranissimo sentire questo peso sui capelli, perché anche quando li avevo lunghi appunto non avevo praticamente volume e non erano così corposi, così voluminosi, quindi insomma sono non felice di più. Spero che a voi piaccia questo mio cambio look. Quando vi ho chiesto, perché su Instagram vi ho chiesto, secondo voi di che cosa si tratta, sono qui dal parrucchiere, secondo voi di cosa si tratta, cosa sto per fare un cambio look, in tantissime avete scritto robe assurde tipo ti stai per raderti tutti i capelli tranne la cresta in alto. Cioè sono un po' rimasta, perché insomma no, niente in contrario a chi lo fa, però non è da me proprio. Oppure mi è piaciuto perché una ragazza mi ha scritto lì fai lilla, sono sicura, mi sembra una cosa del genere, quindi ho pensato cavolo, è convinto. Oppure blu mi hanno detto, e in tante mi avete scritto stai per farti mora, e questa è una cosa che mi avete detto, potrebbero starti bene perché non ti fai mora. Il fatto che io sono sempre stata bionda, sono nata biondo scuro e li ho schiariti un pochino, ma sono sempre stata bionda e non riuscirei a vedermi mora. È proprio una cosa di carattere, cioè non,
sono bionda, non ce la farei ad essere mora. Li avevo scuriti quando ero tipo in seconda superiore. Avete presente quando fate quelle scelte pessime che vorreste non aver mai fatto? Io li ho tagliati cortissimi perché quella volta c'era Jen di Dawson's Creek che li aveva così corti. Io li ho fatti uguali, vi giuro, cioè sbaglio peggiore della mia vita. E poi li ho fatti rosso bordeaux. Sì, rosso bordeaux, erano orribili e non mi ci vedevo affatto, quindi poi li ho tenuti un po', devo dire, li ho tenuti tipo forse quasi un anno osceni e poi li ho rifatti biondi del mio colore, quindi questo è quando non riuscirei veramente a vedermi scura, forse più in là, chi lo sa. Adesso ho una mezza idea di farli rosa, mi piacciono le punte fucsia, mi piace quel biondo rosato, non lo so, queste sono solo idee, ma per adesso questi sono i miei capelli, quindi scrivetemi che cosa ne pensate, se vi piace questo mio cambio look o barra ritorno alle origini. Ringrazio ancora di cuore Goran Wheeler e tutto il suo team, parrucchiere migliore Trieste, veramente non c'è, sono non soddisfatta di più perché è andato oltre le mie aspettative e quindi fatemi sapere tutto ragazze cosa ne pensate, un bacio e alla prossima, ciao.